Buonasera cari cittadini, riprendiamo il nostro mercoledì la diretta con il sindaco, cioè il mio sindaco in diretta per la verità, per darvi una serie di notizie degli eventi che si stanno creando a Montecchio e quelli che avremo nei prossimi giorni. Vorrei cominciare ricordando domenica scorsa, 3 giorni fa, sono successi a Montecchio degli eventi molto importanti. Si è cominciato al mattino con le riprese a Villa Iola di una parte del docufilm di Marco Mazzieri su Cocconi Genoveffa, diciamo relativo appunto alla storia della famiglia Cervi, ed è stata girata una sequenza relativa alla cottura del parmigiano reggiano, quindi una parte del docufilm ha ripreso la cottura con fuoco a legna del parmigiano reggiano nel casello del Settecento di Villa Iola, con un intervento di una troupe molto numerosa, con diciamo anche un obbligo all'interruzione del traffico lungo Villa Iola perché si devono fare delle riprese con il sonoro in diretta. Dopodiché Villa Iola ha diciamo celebrato la festa del ringraziamento con quello che è un rito storico, che è la benedizione dei prodotti della terra e la benedizione dei mezzi agricoli che servono per produrre questi prodotti. Quindi Villa Iola si è candidata come sempre a essere il portatore della difesa e del riconoscimento della civiltà contadina. Verso mezzogiorno la popolazione di Montecchio si è ritrovata per celebrare una grande festa al Marabù che ha diciamo celebrato il riconoscimento alle associazioni di volontariato, come ha sancito che le associazioni di volontariato sono un elemento fondamentale di una comunità che vuole essere di servizio agli altri, vuole essere di aiuto agli altri. È stato un pranzo, ma soprattutto è stata una celebrazione di questi momenti molto, molto toccante. Chi di noi abbiamo partecipato quasi al completo come giunta comunale, siamo contenti di aver potuto toccare con mano quanto, se ce ne fosse stato bisogno, ma quanto sia importante, quanto sia sentito il mondo del volontariato a Montecchio. Dopo il pranzo c'è stata una festa nella sala della scuola media adiacente, diciamo una festa che ha consegnato dei premi significativi, che ha celebrato un momento di festa proprio del Marabù e ha concluso con l'intervento di Sipario Aperto e di Antonio Guidetti come cabarettista a chiudere diciamo la domenica. La domenica pomeriggio è stata bellissima, veramente un momento molto toccante. Adesso lascio la parola all'assessore Ferri e al vice sindaco 10 che vi elencheranno tutta una serie di eventi che ci saranno nei prossimi giorni. Riprenderò alla fine per chiosare con 2 notazioni importanti. Buonasera a tutti, propongo a tutta la cittadinanza un sentito e caloroso invito a un momento di confronto, un momento che tocca un bene che ci interessa tutti i giorni, che è l'acqua. L'acqua, e parleremo di ARCA. ARCA significa Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua, che è una società mista a capitale pubblico e privato che si occuperà dal 1 gennaio del 2024 del servizio idrico integrato nella nostra provincia di Reggio Emilia. Ci sarà un dibattito pubblico, il dibattito pubblico è stato fissato per lunedì 20 novembre alle ore 20:30 presso il Circolo Marabù di Montecchio Emilia. E potremo esporre ai cittadini tutte le caratteristiche giuridiche, ma anche operative, della nuova gestione del servizio idrico dell'acqua. Ripeto, un bene che interessa a tutti, per cui auspico la più ampia partecipazione. Avremo l'onore di avere l'introduzione da parte del nostro sindaco, che introdurrà la serata, poi sarà la mia cura coordinare gli interventi dei vari relatori, che si annunciano di grande prestigio e anche profondamente addentro i protagonisti del cammino che ha portato e che porterà nelle prossime settimane alla costituzione di questa società.
per cui interverranno tutte persone di grande spessore e, ripeto, profondi conoscitori della materia, primo tra tutti Lanfranco De Franco, ben noto assessore del Comune di Reggio Emilia, che tra l'altro è anche consigliere Atersin, per cui proprio delegato a questo tipo di attività. Poi ci sarà il direttore di Atersin, Vito Belladonna. Poi sarà Laura Ricciardi, che in Atersin è la responsabile del servizio legale, del servizio giuridico, ma anche della tutela degli utenti. Per cui, se qualcuno avrà qualche domanda, potrà rivolgerla. Ci sarà dato ampio spazio anche ai comitati, che saranno rappresentati da Emiliano Codiluppi, del Comitato Acqua Bene Comune di Reggio Emilia. Ripeto, lunedì 20 novembre, ore 20:30, presso il Circolo Marabù. ARCA, l'azienda reggiana per la cura dell'acqua, verrà esposta in ogni suo aspetto. Sarà un momento di confronto, un momento di spiegazione, un momento in cui i tecnici si metteranno a disposizione dei cittadini per questo passaggio, che dovrebbe, lo auspichiamo tutti, ma se ne sono tutti i presupposti, migliorare la nostra rete idrica. Per cui rinnovo un caloroso invito alla partecipazione di più cittadini possibili, così avremo una possibilità di informarvi in diretta, in prima linea. Grazie. Parola al vice sindaco che ci c'era vari esempi, sempre eh? Cose simpatiche. E questa sera in particolare ci tengo a spiegarvi, cercando di fare il più breve possibile, perché ci sarebbe da parlare tantissimo, perché è veramente un'iniziativa meritevole di spazio, che è l'Instant Win del Borghi di Matilde, che è un concorso a premi. Instant Win, parliamo anche inglese, caro sindaco. Bene. Ed è una vincita istantanea. Ma come avviene questa vincita? Presentandosi in giornate, che adesso vi dirò, da qui ad aprile a Montecchio, ma si potrà giocare in tutti i comuni della Valdenza, perché appunto i Borghi di Matilde è un'iniziativa che riguarda tutti gli 8 comuni della Valdenza, quindi facendo shopping nei nostri negozi, quindi nei negozi di tutta la Valdenza, con uno scontrino da 20 euro o comunque anche con più scontrini, comunque l'importante è raggiungere la somma di 20 euro, possono essere anche 20 caffè, si potrà cliccare su un tablet e immediatamente si saprà se si è vinto uno dei premi, che sono premi da 50 euro ciascuno, spendibili in tutti i negozi della Valdenza. Quindi abbiamo molti premi di 10.000 euro, quindi i premi sono davvero tanti, e si potrà giocare in una delle giornate che qui a Montecchio saranno il 17 di dicembre, in occasione al pomeriggio, in occasione del mercatino che ci sarà di Natale, e poi l'11 di febbraio in occasione del carnevale, quindi sempre al pomeriggio, e il 25 aprile in occasione della nostra fiera di San Marco. E potranno partecipare tutti i negozi di vicinato, i bar, le attività artigianali. Comunque l'elenco lo si trova sul nostro sito, c'è già la notizia con tutto il regolamento, tutto quanto, e ne approfitto per invitare tutti gli esercizi commerciali a ritirare il materiale informativo, quindi sia il regolamento, abbiamo anche le vetrofonie da mettere nelle vetrine, in modo tale da spiegare ai cittadini di cosa si tratta. Come ho detto, è molto semplice, con qualsiasi scontrino, più scontrini da fino a raggiungere 20 euro, si potrà giocare in queste postazioni dove ci saranno delle ragazze con i tablet, e si saprà immediatamente se si è vinto o meno. Quindi questa, intanto, visto che è uscito oggi sul nostro sito, era la notizia che ci tenevo davvero di cuore a dirvelo, perché c'è stato un lavoro veramente da parte di tutta l'Unione per riuscire a realizzare davvero questa iniziativa. Poi, giusto per darvi altre due date, questo sabato mattina continuano le passeggiate, andare per campi nel pomeriggio,
Naturalmente, come sempre, visto che ci sarà un pochettino più caldo, andremo al pomeriggio, si andrà a Cava Spalletti e al parco del fotovoltaico. Immagino ci sarà sempre Franco Boni, chiedo conferma al nostro assessore Leotti, perché sappiamo che lui è il nostro cicerone, il nostro storico, quindi unitevi in questa passeggiata, davvero siete sempre di più e questo ci fa piacere, perché ancora il tempo ce lo permette, una passeggiata tra i nostri campi non fa mai male. Poi altra iniziativa così flash, perché è stata appena fissata la data, forse non è ancora stata pubblicata, il 30 di novembre avremo nella Sala della Rocca alla sera, quindi alle ore 21, un incontro Noi contro le mafie con Vincenzo Linarello, che è il cofondatore e presidente del gruppo cooperativo Goel, e il titolo sarà Solidarietà e Cooperazione, e vedrete che sarà una serata davvero importante. Noi contro le mafie davvero sta organizzando dei momenti in tutta la provincia molto importanti, il nostro comune aderisce appunto a Noi contro le mafie, ci saranno degli incontri anche nelle scuole in date che verranno fissate, quindi vi invitiamo, perché il tema è molto attuale e serve per sensibilizzare davvero tutta la cittadinanza con un tema davvero così delicato. E quindi sarà il 30 alle ore 21 a seguito del Consiglio Comunale che verrà fissato il 30, quindi in successione, insomma. Bene. Allora, mi aggancio alla notizia del Consiglio Comunale del 30, che è un Consiglio Comunale già fissato con un ordine del giorno, per dire invece che il 27, lunedì 27, si terrà il Consiglio Comunale aperto. Consiglio Comunale aperto che è stato di comune accordo con le opposizioni, indetto, al fine di porre chiarezza sul percorso istituzionale, normativo e autorizzativo che sta portando, perché ancora non è ultimata, alla realizzazione di una sede fissa del Centro Culturale Islamico, che opera presso il nostro comune da tanti anni, ma che è arrivato a insediarsi in una sede fissa e non più migrante come avveniva negli anni scorsi. Avverrà alle ore 21, alle ore 20:30, scusate, il giorno 27, lunedì 27. Sui giornali era apparsa erroneamente la data del 30, vorremmo quindi correggere. A chiudere un evento che domani sera alle ore 20:30 ci sarà nella Sala della Rocca, e che è un ricordo che viene fatto del nostro concittadino Luigi Alpi, il notaio Luigi Alpi, che è stata una figura importante come notaio l'abbiamo conosciuto, penso in tanti della mia generazione e anche prima hanno conosciuto il notaio Luigi Alpi, ma è stato anche importante come narratore, quindi come scrittore e anche come storico. Quindi domani sera mi dicono che ho sbagliato, sono le ore 21, ma insomma dalle 20:30 alle 21 ci troviamo nella Sala della Rocca per commemorare, fare una serata di commemorazione di questa figura importante di nostro concittadino. Buona serata e partiamo dandoci appuntamento a domani sera. Grazie, buona serata.